oggi andiamo a vedere un caso, per esempio, un caso, più casi che vengono programmati nell'aspetto estetico con il computer. Apriamo dei casi reali, sì. Questo è il software, la piattaforma di telemedicina che utilizziamo, una delle piattaforme che utilizziamo. Perché telemedicina? Perché si lavora non solo qua in nostra clinica, ma il team è più grande. C'è anche un'altra, non so, altre parti d'Europa, un'altra città, un'altra nazione. Sì, sì, sì. Qua c'è tutto il team di questo caso. Qua sulla parte sinistra, quello che vedete in questa schermata, è il team che collabora su questo caso. Qua c'è tipo questa ragazza, è il tecnico, questo è il manager, questo è il tecnico, questo è il fotografo. Questo è il fotografo di nostra clinica e anche sono io, dottore. Questi sono da Romania, Timișoara, una più buona equipa di estetica di tutto il mondo, non solo di Romania. Anche lui fuori in coffa, lui ha studiato pure a New York University, sì. E ha creato per esempio questa piattaforma qua di telemedicina basata a Timișoara, che da poco è stata rilasciata in versione ufficiale. In tutti i casi si inizia da initial documentation. Documentazione iniziale. Chiede voi a fare le fotografie qua da noi? Si fa. Avevate mai fatto le foto dal dentista? No. No, non ci credo. Mai. Neanche uno che ha fatto mai le foto? No. Scusa, le radiografie le fai? Sì. La radiografia sì, ma la foto no. Vabbè, ma quando sorridi c'hai anche le labbra, non hai solo le ossa. Poi le fotografie in Italia si fanno da fotografo, no? Dalla macchinetta. Okay. Perché, non si può parlare solo sul telefono, guarda, c'è un paziente, lui quando sorride si muove un po', si muove di più. No, deve fare foto reale, di guardare come lui adesso è con il labbro rilassato, perché grandezza dei labbri sono tutti diversi dal paziente al paziente. E anche il movimento, come si muove la labbra. Sopra, sotto, anche destra, sinistra, tutto è diverso dal paziente al paziente. Ok, queste sono tutte foto, questa è una statica, lui adesso... Fotostatica, cioè non si muove. Ok, solo devo capire, viene dal senza sorriso fino al sorriso più grande. Sorriso è proprio quando ti ridi a crepapelle. Sì, sì. Per vedere da quale altezza si muove il labbro. Questo tra labbro superiore e inferiore si chiama display del sorriso, dove i denti devono apparire. Sì, e noi devi guardare quanto gengiva si vede qua. Questi denti si vede che sono troppo bassi, proprio come cadono. Questo è più lungo di questo, diciamo. Bene. Anche forma di sua bocca, di questa, come si chiama? Un window, ancora un window. Display del sorriso, sì, la finestra display. È storta, a sinistra sì. Poco, display, destra è alto. Scusate una domanda, e non lo può fare il computer questo lavoro? Lo facciamo col computer, sì. Sì, che decide la... Questo è quello che vediamo a questa lezione. Ok, dopo si fa foto... Destra, sinistra, stessa cosa, più vicino, già in bocca, si deve fare tutte le foto. Perché noi possiamo parlare con il tecnico di dire che guarda, quello dente si guarda un po' così, a parole è così, un lavoro storto. Servono dati visivi, radiografici che... ma anche visivi, immagini. Quindi sì. Alla base della comunicazione c'è la qualità dei dati trasmessi. Sì. Noi trasmettiamo più dati possibile e più si capisce o si vede un problema che magari a parole non c'è. Domanda, e se uno ha pochi denti, sono rimasti pochi denti in bocca, come si fa? Stessa cosa si fa foto tutti, perché noi facciamo foto di quella zona dove noi dobbiamo lavorare, perché noi dobbiamo capire la margine di manovra di dove noi dobbiamo lavorare e come di inserire la denti in questo spazio
poi quello sorride, non c'aveva i denti e i denti non si vedono, stanno tutti in alto. Infatti io non sorrido adesso. Poi sorriderai. È meglio quando si fa tutto questo diagnostico, il paziente deve stare 100% sinceramente con camera, con un dottore. Perché noi lavoriamo in quello che noi abbiamo preso dal paziente, preso questa informazione, lavoriamo con questa informazione. Se lui sta così, non si ride tanto, non solo così, no, ma quando lui a casa sorride con sua moglie, con il suo bimbi, lui si ride proprio tutto. Si vede grande. Anche la, sì, anche la nuca. Questa. Ok, e anche ancora una zona più importante, c'è una zona dove... Questo è Davis Paganelli, non so se lo conoscete, Davis Paganelli, è l'agente di Miss Italia, è venuto qua a fare il trattamento estetico, facciamo un po' di pubblicità anche a Davis Paganelli. Altri pazienti non capiscono perché, chi significa questa foto? Si vede la simmetria, l'asse. C'è la forma del labbro che accompagna, bravo, la detta, bravo, non solo labbro, bravo, ma viene anche di come viene, come la, sono laurea o non iscritto, ha studiato. Ma sono sempre più studiati i pazienti che arrivano. Se voi guardate in specchio tutti e vedete che labbra, c'è mezza labbra umida e mezza labbra vermiglio, labbro umido, labbro asciutto, sì. Questo è il vermiglio. È un sorriso perfetto, deve stare incisivi su quella zona dove mette transizione tra il labbro umido e, come si dice? Labbro asciutto o bagnato? Asciutto. Pelle, mucosa. Sì, okay. per fare denti non stare troppo in avanti o troppo indietro, ok? Deve stare proprio come deve essere. Se sono troppo in avanti? Sì, e tutto che noi abbiamo fatto foto è uno statico, un diagnosi statico, e per forza deve dare, per lavorare con team, di fare telemedicina, deve dare anche il video, di guardare come in dinamica, come si muove. E è meglio senza audio, perché tu sei più di più concentrato su quello che come si muove, invece non di... Quanto ti catturano quei camini? Okay. Sembra un po' vampiro. E noi succhiazzando. Noi in dinamo prendiamo così e guardiamo qua, come dove lui sarebbe più grande. L'arco superiore è sottile. Adesso noi sempre guardiamo quando muoviamo, guardiamo il labbro di sopra. Tutti i denti anteriori sopra sono troppo in alto. Prendiamo. Si vede troppo nero nella bocca. Quindi è un errore, diciamo. Sono consumati. È un impianto o c'è un errore naturale? Guarda qua come sono dritti. Qua c'ho i canini. Gli incisivi sono in alto. Quando io sorrido, gli incisivi sono bassi. Questo è il classico sorriso con linea inversa da anziano. Sì. E questo tutto è stato il diagnosi dall'inizio.